ha detto che con la politica ci si annoia o non ci si diverte. A Bitonto, invece, governare la cosa pubblica regala sempre qualcosa di piccante. E così, in attesa di capire destino e futuro del presidente del Consiglio Comunale, Vito Labianca, nei giorni scorsi sono accadute alcune cose non affatto di secondo rilievo. Dopo 17 mesi, infatti, e per motivi strettamente personali e professionali, l'ex assessore all'ambiente Domenico Incantalupo ha gettato la spugna e al suo posto, dopo qualche ora, ecco arrivare Cosimo Bonasia, con delega alla polizia locale, verde, decoro urbano, trasporti e viabilità. Già, qual è il problema, allora? La cosa fa perlomeno sorridere perché fino a qualche ora prima Bonasia e il suo gruppo politico Iniziativa Democratica, ci sono anche Emanuele Sanicandro, avversario di Michela Baticco nel 2017 e l'ex assessore Michele Daucelli, sedevano all'opposizione e quindi nella perfetta riedizione di quella musichetta che diceva «Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più» e se sposto un po' la seggiola stai comodo anche tu, in maggioranza c'è davvero spazio per tutti, visto che adesso è formata da 22 consiglieri su 25. Tra questi, già detto di San Nicandro, c'è anche Cataldo Cimiello, entrato grillino e adesso capogruppo di Italia in Comune, il partito che fa capo proprio al primo cittadino, di cui, sì, anche lui, è stato avversario neanche 3 anni fa. Restando in tema di consiglieri, inoltre, fa il suo ingresso Valentina Caldara, che prende il posto lasciato proprio da Bonasia. Siccome però i cambiamenti geopolitici non sembrano essere affatto finiti, ci fermiamo un attimo e facciamoci una domanda. La città merita davvero questo spettacolo poco edificante?